ormai sono anni che stiamo chiedendo alle amministrazioni di intervenire affinché si vada a mitigare i rischi idrogeologici, ma queste non ci sentono sotto questo aspetto. Non sono mai intervenuti, se non parliamo di una decina d'anni fa. Interventi, io intendo interventi quelli strutturali, quelli come andare nel torrente e togliere i limi che si vengono depositati dalle piene del torrente. Siccome vediamo che tutte le amministrazioni stanno sfuggendo a questa situazione, noi non sappiamo a tutt'oggi di chi sono le competenze, ovvero chi e quale amministrazione deve intervenire. Quindi abbiamo chiesto un incontro congiunto con l'amministrazione regionale, comunale e provinciale per perlomeno capire di chi è la competenza, e dopo di chi è la competenza interverrà di conseguenza. Quanto il tempo è come oggi, noi abitanti purtroppo siamo angosciati. Non abbiamo dormito nella notte fra domenica e lunedì. Siamo stati con le orecchie e gli occhi aperti, andavamo a salvare le nostre cose e la nostra vita.